Buonasera a tutti amici di Bocca di TV e bentornati a un nuovo episodio di Fatti e Star Fatti. Fatti e Star Fatti. Martedì 13 novembre, le associazioni Club Bocconi e Gemma hanno organizzato un evento, Electrified Brains, a cui sono andati i nostri ragazzi Giada e Davide. E hanno intervistato Aldo Uva, Chief Operating Officer di Ferrero. Importanza può avere la tecnologia e soprattutto l'intelligenza artificiale nel cibo del futuro? Il cibo del futuro noi lo vediamo come una combinazione di tre fattori: un consumatore, un ingrediente o degli ingredienti e la tecnologia. La tecnologia avrà un enorme impatto su come noi mangeremo, su quello che mangeremo, su come gli ingredienti che verranno scelti per creare un cibo saranno scelti. Questo perché fondamentalmente domani noi cominceremo a parlare di una dieta personalizzata, un cibo personalizzato, quello che noi chiamiamo permissible diet. Non solamente mangeremo quello che ci piace, ma mangeremo quello che farà bene in uno specifico momento al nostro corpo. E per fare questo, intelligenze artificiali, algoritmi che aiuteranno la formulazione del prodotto saranno fondamentali. In un qualcosa di così complicato, com'è possibile innovare e non essere trainati dal cambiamento? Per innovare bisogna avere un approccio un po' diverso, nel senso che la maggior parte delle aziende oggi o la maggior parte del mondo cerca di trovare una soluzione o un problema attuale guardando alla scienza, quello che noi chiamiamo, quello che io chiamo un approccio from product to science. Ho un prodotto, lo devo cambiare, lo devo evolvere e cerco di capire cosa fa la scienza per aiutarmi. Bisognerebbe invece combinare tutto questo con un approccio from science to product, cioè partire dalla scienza, capire quello che la scienza sta facendo, comprendere quello che fa la scienza e avere delle intuizioni che possano poi alla fine farti impattare l'evoluzione del prodotto. Quindi è un approccio combinato da prodotto a scienza e da scienza a prodotto che creerà un ecosistema totalmente diverso. Giovedì 15 novembre siamo andati all'evento Will Robots Steal Your Job? Organizzato da Villa Bocconi e i Club Bocconi. Abbiamo intervistato Federico Pistono, imprenditore nell'ambito delle start-up. Quali sono le caratteristiche che una persona in cerca di lavoro dovrebbe ricercare per evitare che questo sia facilmente automatizzabile, quindi che possa essere facilmente sostituita la persona con la macchina? Sicuramente la capacità di relazionarsi con altre persone, in particolare negoziare. Quindi tu vuoi qualcosa, io ne voglio un'altra. La capacità di negoziare è fondamentale e difficilmente automatizzabile. La capacità di aiutare altre persone, in particolare fisicamente, a livello emotivo, a livello pratico, cose che le macchine non possono fare ancora. E l'ultima è pensare al di fuori, outside the box, pensare fuori dagli schemi. La combinazione di queste cose ti aiuta a diventare meno automatizzabile. Quali sono i rischi per un futuro manager di non pensare in maniera esponenziale, ma di pensare in maniera lineare? Il rischio è di perdere tutto. Puoi essere market leader, hai un'azienda da 20 miliardi e dopo 2 anni sei morto perché non sei stato al passo con l'innovazione, perché pensavi in modo lineare e quindi non vedevi gli step. E quindi è molto importante il cambiamento in un'azienda anche quando le cose stanno andando benissimo, anche quando è il momento più florido per l'azienda o per l'impresa. Guarda, le aziende che mi chiedono di andare a fare consulenza o parlare, sai quali sono? Non piccole e medie imprese, sono le aziende più grosse, quelle che valgono 50, 100, 200 miliardi. Google, Lufthansa, Accenture, queste sono le aziende, perché hanno paura, vedono Blockbuster, vedono Kodak, vedono quella, vedono Nokia, che sono market leader e poi crashano in 2 anni, dicono potremmo essere noi e quindi vogliono rimanere al passo. Dopo questa chiacchierata, ti senti più sicuro rispetto al mondo del lavoro nel futuro oppure sei più spaventato? Ad essere sincero, mi sento un po' più spaventato, anzi abbastanza più spaventato, nel senso che più che altro ciò di cui abbiamo parlato, rivela che ciò a cui stiamo andando incontro è anche difficile da quantificare dal punto di vista mentale, ecco. Motivo per cui in un certo senso mi sento più spaventato, ecco, mettiamola così. Mi ha un po' messo anche un po' di timore, però diciamo che è importante saperlo sapere in modo da potersi preparare poi a, diciamo, essere anche competitivi sul mondo del lavoro.
rispetto a queste nuove esigenze che lui ha presentato. Grazie a tutti amici di Boccone TV. Ci vediamo con la prossima puntata. Sì, allora deve essere meno finto, però più veloce, però più discorsivo, però più allegro, però divertente, però corto. Sono andati a... Ah, no, no, sono io! Dai, vai! Ciao! Ci vediamo con la prossima puntata. Sì, ma non lo so, di tutto tu. No, scherzo, va bene. Vai, poverino, vai.